Ragazzi, buongiorno a tutti. Parecchi di voi ci hanno chiesto informazioni su come poter eseguire al meglio un rig per la pesca allo storione, formato da pellet e pop-up. Eccolo. Vi andremo a spiegare passo per passo in questo breve video. Come prima cosa, noi utilizziamo della treccia 0,65 di diametro. Da qui andiamo a tagliare circa 60 cm. Una volta tagliati la treccia a misura, andremo a formare una piccola asola. L'importante è che l'asola abbia delle dimensioni ridotte. Dopodiché gli andiamo a mettere già il nostro stopperino e andremo a infilare la nostra pop-up nel lago. Dopodiché passeremo la pop-up nel lago, la andremo a incastrare subito nel nostro stopperino. Perché vi dicevo l'asola deve essere piccola? Perché a noi questo nodo ci deve uscire. E questo nodo ci fermerà e servirà come fermo per il pellet. In questo modo il pellet è fermato dal nodo e non cadrà. Questo è importante. Piccolo consiglio che vi do io, fate l'asola sempre a modo, perché l'asola, il nodo dell'asola ha questo scopo, bloccarvi il vostro pellet. Dopodiché andremo a prendere un amo. In questo caso consiglio un amo importante, un 5/0 almeno. Cosa importante, schiacciatevi sempre l'ardiglione. Io l'ho già fatto in precedenza. Una volta schiacciato l'ardiglione, andremo a prendere un gommino e lo taglieremo in tre parti. Questo gommino, diviso in tre, lo andremo a inserire nel lago. Dopodiché lo passeremo nella treccia. Questo è un po' troppo largo. Eccolo. 1, 2, 3, andiamo a inserire qua. Dopodiché andremo a inserire il nostro amo. L'amo abbiamo un fronte e un retro. Con la treccia entreremo dal retro. Arrivati qua, dove ci saranno i nostri gommini, andremo a infilare il nostro amo. Attenzione a non segnare mai la treccia quando si fanno questi lavori. Ecco il primo. Secondo. E andremo a mettere già in misura. In questo modo. Cosa importante, da qui a qui, mantenere 6 mm. Ecco. Andremo a effettuare un nodo non nodo, 1, 2, 3, 4, 5, con 5-6 spire. In questo caso qua la treccia ha un grosso diametro, 5 spire sono più che sufficienti.
andremo a concludere tirando la nostra treccia. Spero con questo video di esservi stato d'aiuto. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, sapete dove trovarci. E con questo video vi salutiamo. Alla prossima. Ciao ragazzi.